Nel calcio ci sono maledizioni dure da scardinare. Per il Bologna il campo di Ascoli è tradizionalmente poco digeribile. 26 anni fa al Del Duca si materializzò la prima retrocessione in B per i rossoblù. Nell'ultimo passaggio fu 5-0 per l'Ascoli. Oggi restano nelle Marche 2 punti dal sapore intenso di Serie A. Fuga 2 col Chievo rimandata, quantomeno steccano le inseguitrici e diventa di 2 punti il vantaggio sull'Albino Leffe, terzo in classifica per l'Ascoli, terzo pari consecutivo dopo quelli con Messina e Cesena. Prova d'orgoglio per la formazione bianconera che blocca lo spunto del Bologna. Bologna che scatta però benissimo dai blocchi, Marazzina per Mingazzini, cross in mezzo, girata volante dell'ex di turno Christian Buchi, protagonista della promozione della stagione 2004-2005, e Buchi firma il quarto centro nella sua esperienza bolognese. Parte benissimo la formazione di Arrigoni, esultano i tanti tifosi rossoblù al seguito per il gol di Christian Buchi su assist di Nicola Mingazzini, ma nell'azione entra il solito grande Massimo Marazzini. Ci prova subito il team marchigiano di Iaconi sul tiro di Di Donato, c'è una deviazione, la palla finisce sul fondo. L'ultimo tocco sembra essere di Moras, ma l'arbitro Bergonzi non assegna il calcio d'angolo nonostante le proteste dell'Ascoli. Ascoli che percorre la corsia di sinistra con Guberti, uno dei più pericolosi, il suo cross rimpallato, subentra Pesce, il cross teso, ma Antonioli c'è e blocca senza difficoltà. Ancora Ascoli in avanti, Guberti per Pesce, sinistro masticato, sul secondo fallo sbuca Soncine che brucia Castellini e mette dentro l'esterno il gol del pareggio. Protesta Marcello Castellini, dice di essere stato trattenuto e ha ragione, da Soncine che firma in questo modo un po' bizzarro il 14° centro della sua stagione. Furbo, astuto, opportunista Andrea Soncine sul tiro ciabattato di Pesce, ci mette l'esterno destro e firma il gol del pareggio ascolano. Ascoli che si rituffa nuovamente in avanti ancora con Guberti che mette in crisi Terzi, cross basso, Antonioli è puntuale all'appuntamento col pallone ma va via benissimo Guberti, un problema per la difesa del Bologna. Bologna che torna in avanti con Castellini, il tocco no look senza guardare di Vagliani, la zampata di Massimo Marazzina e al 44° minuto il Bologna è nuovamente in vantaggio con la 19ª perla stagionale di Massimo Marazzina, il giocatore più determinante del campionato di Serie B con i suoi 29 punti regalati alla causa del Bologna in questa stagione. Anticipa Bremek, portiere subentrato all'infortunato Paoloni, il tocco di Marazzina sul bell'assist di Vagliani, vale il nuovo sorpasso Bologna, 2-1 all'intervallo per il rossoblù. Nel secondo tempo il Bologna pensa a gestire l'Ascoli, cerca la reazione, contropiede del Bologna, palla in profondità per Adailton che scatta in posizione regolare, va alla conclusione con il diagonale, è attento Bremek e in 2 tempi riesce a disinnescare il sinistro di Adailton, buono il riflesso del portiere ex Arezzo. Si tuffa in avanti l'Ascoli, il colpo di testa di Bernacci, la sponda per Nastos che svirgola e manda in curva il pallone invitante messo lì da Marco Bernacci. Ancora Ascoli, il pallone lungo a cercare la spizzata di Bernacci, l'inserimento centrale di Donato. Conclusione con il destro e palla sul fondo per Di Donato. Mezz'ora, la svolta della partita. L'intervento fuori tempo di Bonetto, già ammonito su Job, secondo giallo ed espulsione per Riccardo Bonetto. In superiorità numerica l'Ascoli salta dalle parti di Antonioli, ci prova ancora Di Donato con il destro alto sopra la traversa dopo un rilancio affrettato in affanno della difesa rossoblu con Castellini. La perplessità di Daniele Arrigoni, Ascoli che va sulla destra con Guberti, cross in mezzo, una respinta corta, un salvataggio di Marazzina, ma poi arriva un fischio arbitrale a interrompere l'azione dell'Ascoli. C'era un tocco con il braccio di Bernacci, salvataggio di Marazzina che si fa vedere anche nell'area difensiva. Ultimi minuti, 5° di recupero, il cross in mezzo per Cioffi che di testa fa da ponte per Bernacci, stop e girata sotto la traversa per la rete del pareggio, 13° centro in questo campionato per Bernacci in un finale nervosissimo, espulso anche Daniele Arrigoni, il destro di Bernacci brucia le mani di Antonioli e rimanda la fuga del Bologna, ora secondo con 67 punti, a -2 dal Chievo e 2-2 ad Ascoli, tra Ascoli e Bologna. Tira molto.